Ok, prima grazie a tutti voi. Gracias a todos vosotros. Che siete venuti qui. Que habéis venido aquí. Per l'apertura del Billionaire. Para la apertura de Billionaire. Per me la Spagna è molto speciale. La España para él es muy especial. Per cui sono molto molto contento di iniziare questa nuova avventura a Marbella con Juan Carlos. Por eso está muy muy contento de empezar esta nueva aventura aquí en Marbella con Juan Carlos. Per cui abbiamo fatto Juan Carlos ha fatto un lavoro straordinario. Dice que Juan Carlos ha hecho un lavoro extraordinario. E spero che il livello del club espera que el nivel del club sia il top per Marbella e per la Spagna. Sia il top per Marbella e soprattutto per la Spagna. Noi abbiamo diversi billionaire. Ellos tienen diferentes billionaire. Abbiamo aperto 3 giorni fa a Monte Carlo. Han abierto uno 3 días en Monte Carlo. Siamo a Bodrum. Bodrum, in Turchia. In Turchia. Adesso Sardegna, che è il billionaire storico. También tienen uno en Cerdeña, que es el principal. Y adesso siamo in apertura a Las Vegas e Dubai. Y ahora también tienen uno previsto en Dubai y Las Vegas. La filosofía del billionaire es molto semplice. La filosofía del billionaire es muy simple. Cerchiamo di avere i migliori clienti. Quieren tener los mejores clientes. Cerchiamo di avere il miglior servizio. Quieren tener el mejor servicio. Cerchiamo di avere della gente che sorride nel locale, chi lavora per noi. Quieren tener gente que sonríe en el local, que trabaja para ellos. L'attenzione è solo per il cliente. Il cliente è l'attore principale del billionaire. L'attenzione è per il cliente. Il cliente è l'attore principale per il billionaire. Di conseguenza la musica. De conseguencia la música. Non è fatta per il DJ che suona per lui. Non è per il DJ che suona per lui. Ma che suona per il pubblico. Sino para el público. Per cui noi abbiamo sempre un'attenzione speciale per tutti quei che entrano. Por eso tienen siempre una atención muy especial para la gente que entra. E da anni abbiamo la soddisfazione che il Billionaire è sempre stato eletto il miglior club d'Europa. Y por eso llegan desde años siendo el mejor club d'Europa. Adesso siamo a Marbella, che è una città fantastica. Y ahora están en Marbella, que es una ciudad fantástica. Avete un clima stupendo. Tenéis un clima estupendo. Oggi, se sapete, la Formula 1 in Inghilterra piove. Ahora, si sabréis, en Inglaterra la Formula 1 está lloviendo. Nessuno ha girato stamattina. Nadie ha dado una vuelta esta mañana. Per cui bisognerebbe fare un gran premio qui. Por eso habría que hacer un gran premio aquí. Per cui la cosa che vi dico è che sono molto contento, se io, mia moglie è venuta con me, mi ha accompagnata. Por eso está bastante contento y por eso su mujer le ha acompañado. La excusa de tener el billionaire me da la posibilidad de venir de più. Por eso la excusa de tener el billionaire le tendrá la oportunidad para venir muchas más veces aquí. Ok, esto es lo que creo que... Y esas son las palabras que tiene. Si qualcuno... ¿Any question? Si tenéis alguna pregunta. ¿Por qué ha tardado tanto en venir a Marbella? Porque ci he messo tanto a venir con Marbella. Porque sono lento. Porque es lento. No, perché è importante avere, in qualunque posto uno apre, è importante avere un partner solido, un partner che conosce il lavoro. E, no, e non è facile. E noi ogni volta che apriamo aspettiamo sempre di trovare il partner migliore, perché la perennità del locale, cioè il billionaire deve durare a Marbella 30 anni. È per loro molto importante tenere un partner molto solido, per questo loro también esperan. Estudian un poco el sitio y cuando tienen un partner sólido, pues ellos ya se aventuran en ellos, porque lo que quiere que Billionaire dure todo lo más posible. Ya, pero Marbella siempre ha sido una ciudad bastante sólida. Dice, Está diciendo que Marbella es una ciudad bastante sólida, ¿por qué no allora? Sí, sí, no, ma difatti Marbella es una ciudad sólida. Poi a me Marbella piace molto. Además a él Marbella le gusta mucho, ya sabe que es bastante sólida. Per cui è sempre importante che uno faccia le cose in un posto dove sta bene. Entendido? Sì, questo è facile, no? Sì. Sì, io le voglio preguntare per il Mondiale di Formula 1. Eccola qua. La competizione. E che possibilità vede che gane Alonso? Dice che ti sta chiedendo per il Mondiale di Formula 1 e che possibilità vedi tu perché Alonso vinca il Mondiale. Ma quest'anno la Formula 1 è un po'...
po' strana. Este año la Fórmula 1 es un poquito extraña. Perché le gomme hanno un ruolo molto molto importante. Porque los neumáticos tienen digamos son muy importantes para. È diventato un po' un campionato, ma non c'è una c'era da parlare. No, okay. Sai cosa? Ti avvicinati, vieni. Vieni qui, se sei sordo, vieni. No, vieni qui. No, dice che si può acercare. Venite più io intentare parlare meglio. No, non posso urlare. Anche un pochito tu la parola. Ah, lui sì, lui. Avete visto anche le ultime gare. Abbiamo dei piloti che hanno vinto delle gare che erano completamente inaspettato. Han tenido pilotos que han ganado carreras que eran totalmente inesperadas. Por eso dice lo de los neumáticos, que es un poquito extraño este campeonato, porque tiene demasiado rol. Ma in una situazione del genere, sicuramente Fernando ha un vantaggio. Pero en una situación así, Fernando tiene una ventaja. Perché è il più consistente di tutti. Porque es el más consistente de todos. E per me es el più bravo di tutti. Y para él es el mejor de todos. Può esserci certe volte un pilota che in qualifica è un po' meglio di lui. A lo mejor en la clasificación, en la pole, hay alguien que es mejor que él. Però nella gara è più costante. Pero en la carrera es el más constante. Abbiamo visto la gara di domenica. Hemos visto ya la carrera que tuvieron el domingo. No, l'altra domenica. El otro domingo. Io credo che Fernando quest'anno, se la Ferrari gli dà un po' d'aiuto, perché ha bisogno anche un po' di aiuto, e lo sviluppo della macchina migliora. Se la Ferrari le dà l'aiuto necessaria e il coche pues, evoluziona. Solo che sia un po' meno veloce degli altri, ma non due secondi. Che sia. Aunque sia solo un pochito meno veloce che los demás. Fernando fa la differenza, per cui. Fernando hace la diferencia. Credo che Fernando abbia 50% di possibilità di vincere il mondiale. Dice che tiene il 50% di possibilità di ganare. E che pensa sull'accidente che ha tenuto la pilota spagnola? Perdon? La pilota spagnola che ha tenuto un accidente. Ah, che pensi dell'accidente che ha avuto, l'incidente che ha avuto una pilota spagnola? È stato terribile, no? Ha sido terribile. Perché quando fai le prove aerodinamiche vai dritto. Perché quando fai le prove aerodinamiche va sempre dritto. E lei è andata contro un camion. E lei ha ido contro un camion. È incredibile che ci fosse un camion lì. E è incredibile che hubiese un camion lì. Comunque credo che è stabile la situazione. Sì, dice che crede che sta stabile la situazione ora mismo. All'inizio sembrava molto più grave. Al principio parecía mucho más grave. Ritornerà in un futuro prossimo alla Formula 1. Ma il futuro non si sa mai cosa succede. E nel futuro nunca se sabe che va a passar. Però io ho fatto 17 anni di Formula 1. Però lei ha hecho ya 17 anni di Formula 1. Ho vinto 7 mondiali. Ha ganato 7 mondiali. Ho avuto forse i due più grandi piloti degli ultimi 15 anni. Ha tenido los dos más grandes pilotos de los últimos 15 años. Che sono Michael Schumacher, Michael Schumacher e Fernando Alonso. E Fernando, e specialmente con Fernando abbiamo fatto credo 10 anni che siamo assieme. E specialmente con Fernando credo che hanno fatto come 10 anni che hanno stato juntos. Fernando fa ancora parte della mia gestione. E Fernando todavía sigue siendo parte de su gestión. Per cui per me la Formula 1 la vivo perché Weber, Fernando, Bernie Eccleston, è come se io fossi comunque in Formula 1, ma dopo 17 anni credo che rifare la stessa cosa è impossibile. Cioè, abbiamo. Dice che lui vive la Formula 1 de presente per la gente che tiene ahí trabajando, Bernie Eccleston, Weber, però dice che dopo 17 anni cree che non può ripetere lo mismo. Ci vuole. Io ho vinto 3 mondiali con Schumacher. E l'ha ganato 3 mondiali con Schumacher. Poi abbiamo fatto il miracolo di nuovo con Fernando, 4 mondiali. Il miracolo con Alonso, 4 mondiali. E basta, adesso ho vinto i mondiali con 2 team diversi. Ha ganato il mondiale con 2 equipi diversi. Che sono l'unico al mondo ad averlo fatto. E è la unica persona al mondo che l'ha fatto. Basta, credo, cioè, basta. Se vado là ne vinco un altro non cambia niente. Dice che anche fosse otra vez e cambiasse altro, pues non va a cambiare nada. Perché da 0 a 1 cambia, da 7 a 8 cambia nada. Dice da 0 a 1 cambia, da 7 a 8 non cambia nada. Bueno, lo veremo con Ferrari. Sì.
Sapevo questo. Sabía de esta pregunta que le iban a hacer. No, allora, Ferrari prima di tutto sono degli amici. Ferrari son, prima di tutto sono amigos. E abbiamo un ottimo rapporto sia con Montezemolo che con Stefano Domenicali. Tiene un'eccellente amistà con l'unica cosa che mi aspetto da Ferrari è che diano una macchina più competitiva a Fernando. L'unica cosa che si spera di Ferrari è che le dia un coche molto più competitivo a Fernando. Ok. Hola. Hola. Mira, durante estos dos meses que va a estar abierto este club, ¿habrá fiestas temáticas? ¿Vendrán invitados amigos suyos, personalidades? In questi due mesi che aprirà il club ci saranno feste tematiche, verranno amici tuoi a questo club? Ma prima di tutto gli amici miei sono i clienti. Prima di tutto, sus amigos, o sea, los clientes son sus amigos. Per cui, e poi non c'è VIP, non VIP qui. E qui non hai VIP, non VIP. Chi entra al milionario è già un VIP automatico. Chi entra al milionario... Gli diamo una tessera da VIP per tutta la vita. Le dà una carta di VIP per tutta la vita il che entra qui. No, e credo, vediamo, sicuramente ci saranno degli amici che vengono, però il milionario è già organizzato con delle feste, con dei party, con degli show. Il milionario già sta organizzato con party, con shows, già eso già lo tienen todo organizzato. L'importante è che la gente che venga a Marbella si diverta. Lo importante è che la gente che venga a Marbella si divierta. E la gente ritorna. E che la gente vuelva. E spenda dei soldi a Marbella. Poi li spenda a Billionaire o un altro posto è uguale. Che sia Billionaire o altro sito, già da uguale. Non le da miedo in tempo di crisi aprire un locale così? Non ti dà paura che in tempi di crisi aprire un locale così? Ma è in tempi di crisi che ci vuole coraggio. In los tiempos de crisis es cuando hay que echarle valor. Perché con noi stiamo aprendo, io credo che se uno fa bene il turismo. Se uno hace bien el turismo. E Marbella è un turismo che è molto alto anche. Y el turismo de Marbella es algo bastante alto. E la gente vuole un servizio. E la gente quiere un servizio. Per cui ci sarà meno gente che spende, ma andrà nei posti dove c'è il servizio. Avrà meno gente che gaste, però iranno a los sitios donde hay servicio, donde le den un servizio. Per cui io credo che la Spagna attraversa come tutta Europa, come l'Italia. Dice che Spagna sta come Italia, come tutta Europa che stanno attraversando un momento. È un momento molto difficile. È un momento molto difficile. Ma il turismo è ancora l'unica azienda che funziona. Però il turismo è la unica azienda che todavía funziona. Per cui se vogliamo creare dei posti di lavoro. Por eso es que si quieren crear puestos de trabajo. Bisogna lavorare nell'eccellenza. Por eso hay que trabajar en la excelencia, dando el máximo. E io spero che qui funzioni. Abbiamo quanti ragazzi lavorano qui? 100. 100 persone. Sono 100 persone che lavorano qui, per cui è un'azienda importante. Por eso es una azienda bastante importante. Quale dei tuoi billionaire che hai messo nei punti di Europa funziona meglio? Tutti. Todos. No, onestamente. Noi abbiamo una linea di abbigliamento che si chiama Billionaire Couture. E ellos tienen también una linea de ropa que se llama Que Billionaire apriremo Couture. Il prossimo anno qui a Puerto Banús. Che l'anno che viene apriranno qui in Puerto Banús. E questo è importante, abbiamo 24 negozi. Tienen 24 negocios. E tutti fanno soldi. Y todos generan dinero. Flavio, dimmi. Adesso verrai spesso a Marbella? Io spero, no? Se mi invitano. No, io credo che Marbella, io sono stato diverse volte, sono stato molte volte qui a Marbella. Il clima qui è fantastico, no? Sembra di essere in California, se vedi qui c'è l'azzurro. Noi verremo molto qui perché è un posto dove mi piace venire e anche un posto se c'hai un'attività devi seguirla. Io ho un partner qui che è molto molto bravo, per cui io darò il mio supporto con la mia presenza, con i miei amici che verranno, però Marbella sicuramente entra nel mio circuito. In questo Billionaire c'è una forte componente italiana. Ma vedi, io credo che l'Italia come la Spagna e l'Italia siamo uguali, no? Cioè non è che siamo tedeschi o turchi, io credo che l'Italia e la Spagna sono molto simili, siamo latini, abbiamo lo stesso spirito. Per me Spagna e Italia, io poi te l'ho detto, io in Spagna sono stato per anni, tutto il periodo mio con Fernando, la Spagna per me è una seconda patria perché ho speso molto tempo sia... Para él la España es una segunda nación.
Grazie a Fernando, sia che lui sta incantato di stare qui in Spagna. Per cui io sono convinto che d'italiano qui c'è un po' tutto, no? Un po' la creatività fatta anche con Juan Carlos. Aquí hay un poquito también. L'importante è che tu fai delle aziende, crei posti di lavoro e le aziende hanno successo. Poi che sia italiano, spagnolo, francese. Lo importante è che tu crees aziendas y que da igual que sea italiano o francese. Lo importante è che tu crees. È importante dare delle chance ai giovani. Y dar oportunidad a los jóvenes. E questo tipo di lavoro noi diamo molte opportunità ai giovani. Y con este tipo de trabajo le dan muchísima oportunidad a los jóvenes. Grazie a te, grazie. Dici che se dividerai le tue vacanze fra Ibiza e Marbella o starai più tempo qua a Marbella? No, no, io tra Ibiza e Marbella sicuramente più Marbella, sì, senza problemi. Entre Ibiza e Marbella, molto più Marbella. Anche perché per me Marbella è più simile a me e non Ibiza. Cioè... E perché Marbella è molto più simile a lui, e si identifica più con Marbella che Ibiza. Dici se hai alcun invitato speciale per questa notte? Tutti quanti entrano dentro sono speciali. Tutta la gente che sta dentro sono speciali per lui. Bene? Bicchiere rotto. No, non è rotto, l'ha salvato a metà. Mezzo rotto. Va bene? C'è la foto nel logo adesso. Fate la foto con il logo adesso. Dove? Facciamo con mia moglie.